Meteorite di Plutone. Comunque Rea è sempre stata un po' una figa di legno. Facile di metterlo. No, qua lo devi mettere dentro Devi così. metterlo nel buco. Sì, ecco, l'ho messo nel buco e poi dopo devi mettere questo qui che così sta dritto. Se fai dei video con me, sai che saranno demonetizzati, vero? Seul Mafia scarta i regali dal Giappone che Seba gli ha portato. Si deve ritenere fortunato che non gli abbia ucciso le solite due o tre action figure. Seba? Allora, bene, siamo a casa di Soul Mafia. Ci tengo a precisare che questa felpa è mia, perché se la vedete anche nel mio video poi pensate che l'ho rubata a lui. No, questa è mia, ok? Sì, no, figurati se metto queste cose. Soul Mafia. Raffini ha scelto di essere un po' cameraman oggi e di provare diverse inquadrature. Comunque, con grande gioia. Sono molto felice in realtà. Quindi adesso apriamo questi regali. Yay! La fomentazione, sai che la mia parola preferita nuova è fomentata. Non dovevo trovare tutte le sedole, però troviamole tutte, già okay. Che ci siamo, ok? Io sto prendendo a cazzo. Ok, vai. Cos'è? Ma questo è. Cos'è? Pluto? Ah, te l'hai riconosciuta subito! Certo! Ma cos'è questo? È troppo grande. Per me è una grandezza normale. No, però dico. Ma sai che cos'è un gashapon? No, sono quelle certo. Da sono grandi così. Ma ci sono i gashapon grandi. Insomma. Comunque, grazie. È molto bello, aspetta. Questa è stata la prima cosa che ho comprato. Proprio sì? Quando l'ho vista, ho detto: ah, secondo me. E poi è bello e non ce l'ho. Abbiamo dovuto anche cercare quale Sailor era praticamente. Però tu mi metti in crisi, perché se tu mi inizi le collezioni, poi io devo finirle. Quindi, tu ora quindi queste sono tutte collezioni diverse, quindi prepara. Te lo lascio qui dentro, aspetta. Ah, non l'ho mai aperto. Non ah, so. È per metterlo in piedi. Ah, vedi. Tra l'altro, ragazzi, se c'è qualche fan di Sailor Moon, la versione calabrese del meteorite di Plutone di Sailor Pluto. No, te lo devo far sentire. Okay. In pratica Sailor Pluto c'ha avuto una stagione in cui era doppiata da una calabrese. Ah sì? E faceva vista. Tipo meteorite di Plutone. Faceva così. Io la adoravo, cioè la adoravo alla follia. No, comunque sono solo quattro queste, perché sono. Questa che Sailor è, scusa? C'è Uranus, Kibiusa, Nettuno e Pluto. Sono solo quattro. Ma si illumina, non ho capito cosa fa solo. Cos'è che fa? Niente, penso che sia solo. Ah, c'è il lipstick. Ma non sarà un lipstick vero? No, però lo puoi. Sì, ma sicuramente, scusa, se no te lo regalo, se non puoi neanche dare il lipstick. Ah, no, ma è finto. È finto, eh. Perché? Ma perché, scusa? Però è molto bello, a me piace. E poi finta di darti il rossetto. Soul Mafia. Mettermelo in bocca, è di plastica. Questo voto, vuoi dare i voti anche? Do i voti, beh, ma se dormo ci saranno tipo tutti 10 per me. Ah. Questo è figo, cioè è proprio bello. Lo metti qui. Ficcolo un secondo, io non sono capace di metterlo. No, no, qua lo devi mettere dentro. Devi così. Metterlo nel buco. Sì, ecco, l'ho messo nel buco e poi dopo devi mettere questo qui che così sta dritto. Ok. Però non riesco a trovare l'altro pezzo. Ma quindi se lo metti nel buco si raddrizza? Eh sì, in teoria sì. Ah. Se lo metti nel buco anche. Cioè, sì. Ma il buco è dietro qua? Ah, il buco è dietro, guarda qua. No, però questo aspetta è. Aspetta che lo sto infilando. Ma. Ce l'ha stretto, non si. Fammi provare, aspetta. No, ma è che si deve un po' abituare. Che bello. Ce l'hai fatta. Ok, allora a questo non do 10 perché non ho visto ancora gli altri. Li do un bel 8 però perché è proprio bello. Secondo, bene. Andiamo secondo sempre. Bello Neptune. Ma infatti a me sembrava questa che Neptune era la tua preferita. Questa è sì, stata questa una è fighissima. Degli ultime. Questo mi sa che anche si attacca. Come si attacca? No, penso che sia stickers, no? Sì. Ah no, non è stickers. Beh, però si attacca alle cose. Sì. Bello questo. Me lo attacco alla. Sì, è bellissimo. Me lo attacco allo zaino. Ma chi è che ti ha detto grosse cose, scusa? Chi ha visto il video ti ha detto. Eh sì, alcuni dei miei followers. Perché mi sono proprio impegnato. Ah, ma sono. Ah, sono proprio attaccate. Ah, come si fa ad attaccare sta cosa? Ma cos'è? Ma sono tipo delle cose ninja? Non so. Sono per attaccare le persone. Perché sono attaccate così? Come fai a. A cosa serve? Non lo so, è bella. Cioè, è bella, però no, a cosa serve? Ah, sull'albero di Natale. Ah, sull'albero di Natale. Orecchino fashion, guarda, orecchino K-pop. Ma è meraviglioso e questo. Quello dobbiamo usare tipo auricolare, di picchi l'una nell'orecchio. Facciamolo vedere. Ma è bello, secondo me è trendy. È molto trendy, grazie mille. Sì, anche per fare anche più corto. Questo perfetto. Lo tieni o lo togli? Me lo tengo per il video, grazie. È molto bello, scopriremo anche l'uso. Se sapete l'uso di questa cosa, se lo mettete nei commenti, grazie. Saturno! Ma questo si mangia? Come si mangia? C'è scritto
15 calorie. Ma no, ci saranno dentro le caramelle. Vuoi aprirlo? Eh certo che lo apro. Cos'è questo? Ah, questo sì che è un portachiavi, posso appenderlo, non come questo. No, questo è un orecchino infatti. Non ah, ok. Ma poi comunque troviamo... No, sai cosa? Magari dobbiamo riuscire a metterti addosso tutte le cose. Ma... questa è questo, dalla forma che ha, avrei delle idee. Però non nel so... Nel naso. Nel naso. Sì... Se fai dei video con me sai che saranno demonetizzati, vero? Vedi che c'è la caramella? 15 calorie però questa caramella. Puoi permettertela oggi? Vuoi mangiartela? No, ora no, dai. La caramella di Sailor Moon non si mangia. No. È bella, c'è anche tipo un neo. Perché? Boh. C'aveva un neo? No. Sailor Ottavia aveva un neo sul naso. Gli hanno fatto un neo sul naso. Comunque è molto carina. Grazie, ma avanti, solo questo l'hai fatto proprio questo, bene. Sì, sì, questo video solo dura troppo. Ah, scusa, devi aprire. No, ma non vuoi, non me le scegliere, tu ormai me le hai scelte. Che figata, cos'è questa cosa? Praticamente perché per Sailor Moon ho detto volevo un po' strafare, per cui ho preso le carte di poker di Sailor Moon. E queste sono proprio fatte bene. Queste sono... C'è anche figata. Sailor... cioè, sono proprio tutte. Ma sono bellissime queste, queste devo aprirle. Che figata, no, queste sono fighissime. E non è neanche costato tanto questo, devo dire che questo per dire è costato tanto, però non è che... Forse perché è raro, dipende da... esatto. Perché per esempio tipo, io pensavo, tipo Sailor diverse hanno costi diversi, però dipende dalla... Dipende da cosa tanti compri, fattori. Esatto. Posso vedere se... Ah, guarda che l'ho tolto il neo. Ah, l'hai fatto andare dall'estetista. Però questa è fatta proprio bene. È molto carina, sì. Lo apri, sarà finito, che sei bravo a aprire le cose. No, è vero, io sono bravissimo. Tu che sei violento. Le cose. Ragazzi, sono... è una figata. Queste sono proprio fatte bene, sì, queste sono bellissime. Bellissime. Ma sono proprio tutte le varie. Ma vabbè. Ma non so neanche io che cos'è esattamente questo, perché comunque sono regali che sto prendo con te. Non è che li ho aperti già. Ci sono le pose di fine trasformazione di tutte le sei. Posso vedere le altre io intanto. Poi c'è Luna. Questa Neptune è fighissima. Ma è fighissima lei. Ma sono proprio disegnate bene queste. Cioè, guardate che personaggi ci sono. Guardate questa è fighissima. Questo, sai che era un uomo nella versione vera, questo? Questo sarebbe stato un uomo. È un uomo nella versione giapponese e è una donna nella versione italiana. Sì, sì, perché è tipo gay. Sì. C'è anche addirittura... La figlia. La figlia di Luna e Artemis. La famiglia, cioè... Ok, sono fighissime, però è il caso. Sì, basta, perché se no non... La regina Periglia comunque è il Joker e l'altro Joker è Sailor V. Va bene, ok, bom, bene, a posto così, dai. Vai, prossimo. Questa forse è stata la Sailor che è costata di più, però è ne valsa la pena. Bellissima, sono super deformed. Ah, ma queste non ci sono tutte queste, sono solo macchini, quattro. Questa è Sailor Mercury. Va bene che non ci sono tutte, sono solo queste tre e Luna. Se vuoi questa ti posso finire la collezione. Vai, la prossima volta. Quando arrivi a 20. Ma Sailor Moon non c'era. E praticamente la prossima volta che vengo in Corea il suo budget sarà definito dagli iscritti che arrivano. Allora, quindi iscrivetevi al canale di Sebastiano, così i miei regali aumenteranno il prezzo. Ma cazzo, ma sei proprio impedito. Ma perché? Sei guarda un come li apro bene. Sei un bullo. No, non è vero. Ma perché tu c'hai queste ditona lunghe che si infilano con le... Io ho delle mani bellissime. Con agilità. Guardate che belle. C'hai le mani di Gianni Morandi. No, sono più grandi le tue mani. Ah, no, sono vagamente più grandi le mie. Ship. Perché? Anche, guarda che sono unghie lunghe proprio per ammazzare tutti. Mi ha graffiato OTP, ship. Io ora sono shippato con Gio e con Rossella. Ah, davvero? Con Rossella? Io sì. Con Kumiko e... No, mi sa che con Yuriko no. Cos'è? Non c'è. Non c'è? Sì, c'è. Ok. Che carina, bellissima questa. Mercury tra l'altro è una delle mie preferite. Neptune e Mercury. Quindi hai fatto bene a spendere più soldi su di lei. Anche Sailor Neptune è costata. Poi vabbè, Sailor Moon ha avuto due carte, quindi. Beh, ma perché sei così violento con me? È perché non riesci, non capisci, vedi, così è perso. È un bullo, sei un bullo, Serafini. No. Serafini, sei bullo. Ma un bullo buono perché ti voglio aiutare. Ma io voglio arrivarci da solo. E vabbè, però la mia telecamera non ci arriva. Allora, mettiamoglielo dietro a Mercury qua, così. Così, aspetta che anche lei c'ha un po' stretto qua il buco. Ok, questa è stupenda, ragazzi. Sono felicissimo, questa è fighissima. Quella falla vedere. Fighissima, per ora è il mio item preferito. È la bella. E penso che sia stata la Sailor costata di più, però non lo so, non mi ricordo più cosa ho comprato. Però minchiata che ho preso è costato Pluto. Poco. Ma perché non cerchio? Che carina, Pluto. Non so. Allora, questa ragazzi è Pluto. Oh, sei riuscito ad aprirlo. Queste sono quelle facilitate, erano le aperture facilitate. Questa è tu Pluto. Tu sei un'apertura facilitata o... Dipende da quanto bevo.
non ci crede nessuno. Allora, questa è Sailor Pluto, stupenda, è anche super rara perché è del 1955. Non capisco perché 55. 95. Non capisco perché sia in questo cerchio fatato, però perché è molto figo. C'erano le Olimpiadi. Ah, ok. Però è bella. Sì. Bella Pluto. Bella, sì. Questo è piccolino. Sì. Ma conto! Però questa è stranissima. Questa è bellissima, però è fatta benissimo questa. È Makoto-chan. Ah, ma sai anche i nomi giapponesi. Certo. Morea. Che nomi aveva? Morena. Perché avevano tutti i problemi intestinali? Morgana. Questa è anche stupendissima. Grazie. Ne sono ancora tante. Per ora mi piacciono proprio tutte. Questa sembra una palla. Un'anas! Cos'è questa? Lei è Iruka. Haruka forse. Haruka, non so come si chiama in giapponese. Questa è fighissima e tra l'altro ho anche Neptune io. Quindi, ah, di questa versione? Quindi mi hai... Ah, sì, ti ho completato almeno la coppia. Me l'hai, esatto. Dove l'hai presa in Giappone? Quindi neanche a farlo apposta. No, qua in Corea, in un negozio per otaku come me. Quindi possono slinguare adesso. Yay! Nel mio comodino. Bene. Grazie, super figa anche questa. Acceleriamo, okay. Ragazzi, sennò questo video sì, è sì, infatti. Scusami, che ne so io. No, non lo so. Questa è stupenda. Sì, ma infatti questa è stata l'ultima che ho comprato. Perché proprio se avanzavano soldi avrei preso Kibiusa, se no no. Ma te odi Kibiusa? No, io non odio Kibiusa. Ma ogni volta che c'ho i Gashapon e ci sono tutte le Sailor e Kibiusa, mi esce Kibiusa. Ah, però questa è carina. Questa è bellissima. Ma anche questa penso che sia un'edizione vecchia, così a vedere il design, no? Non lo so, però è bellissima. Ma a te piace di più il design nuovo o quello vecchio? No, quello vecchio. Stupenda anche questa. Beh, però in realtà loro le hanno già viste. Ma non è che l'ho fatto vedere nel dettaglio, però. Ah, ok. Linus, finalmente! Allora, questa è bruttina, sembra Pollon. E è strafatta, ragazzi, è oggettivamente fatta di crack. Però queste sono proprio. Guardatela. Fatte. Allora, è un po' sporca dietro. Questa è una Makoto in riabilitazione da cocaina. Infatti, è un pochino lercia dietro. Però è molto carina. Però, cioè, oggettivamente l'espressione è un pochino da cocainomane. Però sì, vabbè, capita. Molto carina. Oh, Sailor Mars, finalmente mancava lei. È l'ultima, credo. Ah no, c'era ancora un. No, ma ci dovrebbero essere ancora due cose. Questa sono fomentatissimo sempre di più. Bellissima. Allora, cos'è? Se non riesco ad aprire. Fatto io? No, ce la devo fare. Io credo nelle mie possibilità. Serafine. Perché se ci credi tutto è possibile. No! È rotta! È morta! L'ho sgozzata! È morta Rea, si chiamava sì, in Italia. Si chiama anche Rea. La gamba! L'ho sportata completamente, ragazzi. Guarda poi la gamba. Aspetta, posso prenderne un'altra? No, ma perché me la devi rompere? Scusa, ma non riesco a capire. Ok, dai, mettila insieme, poverino. No, la gonna. Devi metterci la gonna. No, facciamo la Sailor Mars sexy. No, è quella dell'esorcista, così se la fai. Ci sta. Questa cosa mi sta rompendo i timpani. Perché tipo, di me. Sbatte. No, perché sbatte. Ok, poi... vai. No, la gonna. Vedrai che va bene così, è più bella. No, sei un maiale. Va là. Hentai, mi insegni. Non sono capace. Non sei capace? Ah, ma questa vero, puoi anche metterla così volendo. Questa è la porta. Dai, no. Vabbè, montamela e io cerco io intanto la monto. Sì, barattini. Oddio, è stupendo questo. Ah, quella è una delle prime cose che ho preso. È bellissimo. È la spilla della trasformazione della terza serie di Sailor Moon. Ma sei preparatissimo. Certo. Comunque, Rea è... Questa è sempre stata un po' una figa di legno. No! No? Ah no, voleva farsi Milord. Esatto. Era molto attiva sessualmente, Ray. Ah, poi c'aveva il dentista. Giusto, è vero. Lei era molto attiva. Guarda che te l'ho già montata. Sei veloce a montare. Sì. Dovresti prendertela un po' con più calma. No. Ma non la fai vedere montata, l'ho montata per niente. Hai ragione, scusami. Come? Ok, Ray montata. Ray, bellissima. Ok. Stiamo accelerando perché si sta scaldando la macchinetta. Quindi saranno reaction più corte d'ora in poi, ragazzi. Ok. Millard, bellissimo. Un po' inutile, ma bellissimo. Devi aprire anche questo, sì. Questo lo monti te? No. È già montato. Si è già montato Milord, ragazzi, non c'è bisogno di montarlo. È andato molto bene. È una, era una mostra che c'era di Sailor Moon e lo spazio. Che è la collaborazione di Sailor Moon e il tempo. E lo spazio. Lo sai che ci sono anche i profilattici di Sailor Moon?
Sì. E li davano il governo, tra l'altro, i profilattici Sailor Moon. Perché non ce li ho? No, li distribuivano nelle scuole, in Giappone. Questo e questo è l'ultimo regalo che non c'entra con Sailor Moon, ma è sempre apprezzato. Un big katsu è sempre apprezzato, sì. Sebastiano. No, sì. Poi, chi non conoscesse il canale Sebastiano a Katsu, ecco, mi metto in scheda. Ma cosa? Assaggio. Sarà buonissimo. È un po' un big katsu. Schiacciato però, È un cazzo schiacciato. Ma è fritto. Come fa a essere fritto e anche confezionato? Sono le magie del Giappone. Non l'ho mai mangiato, quindi non so neanche se è commestibile. È buono? Ti è piaciuto? È buono? Ora sì. All'inizio no. Sa di curry piccante. Assaggia. Assaggio questo big cazzo. Ma buonissimo. No, ma dopo migliora, eh. È vero. Bene. Va bene, questo è tutto per questo video, ragazzi. Grazie mille, Sebastiano. Hai fatto un ottimo lavoro. Per non essere un fan di Sailor Moon. No, non è che non sono un fan. Non è che sono un grande fan, diciamo. Però qualcosa conosco. Sono tutte cose bellissime. Se proprio devo fare un appunto, magari Sailor Venus drogata, magari un po' meno. Quindi il tuo regalo preferito è? Allora... Il mio preferito è questa, ragazzi, perché questa Mercury è stupenda. È oggettivamente stupenda. E ora per colpa tua devi incominciare la collezione. Quindi no, ma sono solo quattro, quindi dai. Ok, ce la posso fare. E poi anche questo, ragazzi, è stupendo. Quello con il rossetto finto. Bene. Va bene, potete seguire Sebastiano sui suoi social, iscrivetevi. Se non siete iscritti a Soul Mafia, iscrivetevi. Beh, in realtà non è sul mio. Sul... Ah, è sul tuo, ok. No, se è sul tuo te lo do. No, tu non mi dai proprio niente, Serafini. Allora, ho sbagliato. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e continuate a iscrivervi anche al suo. E, io piango in un angolo. L'ho appena frenzonato, scusate ragazzi, ma la vita è così. Noi youtuber così, siamo così, ci usiamo, poi ci frenzioniamo, esatto. Ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara, ciao! Ciao! No, non è vero, è il tuo canale. Che brutto finale, ma che brutto. Ciao ne! Choose